Presidente D'Alema, perché no? Per evitare una cattiva riforma della Costituzione, perché le riforme cattive producono danni enormi per la vita dei cittadini. Questa è una riforma che restringe la democrazia, umilia il Parlamento, riduce il ruolo delle autonomie locali e regionali, quindi va nella direzione esattamente opposta a ciò di cui il Paese ha bisogno.